ricorre oggi la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. Un titolo importante che potrebbe incutere anche qualche soggezione. Ma il Vangelo proclamato in questa liturgia ci riporta subito a qualcosa di più immediato, familiare, se non altro perché l'ultima domenica dell'anno liturgico si incrocia da qualche anno con la celebrazione della Giornata Mondiale dei Poveri. Una prima cosa colpisce, ascoltando proprio questo Vangelo, che la conclusione della vita di Gesù sia quella di un re, come stava scritto nel cartiglio posto sopra la sua testa: questo è il re dei giudei. Cioè, questo è un povero re che ti obbliga a metterti in ascolto del povero, come se alla fine ciò che conta è amare e basta. Amare ascoltando il grido del povero, perché è questa la conclusione. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, come dice San Giovanni della Croce. E un'altra cosa stupisce, stando al Vangelo, che la parola re venga riferita a Gesù quasi esclusivamente nelle pagine che raccontano della sua passione e morte, e che il termine regno venga pronunciato da un malfattore come un'invocazione, una preghiera: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, riconoscendo la regalità di Gesù proprio nella sua svestizione, cioè in quella disarmante nudità del crocifisso, contrariamente ai criteri comuni che ci hanno abituato a riconoscere la regalità, cioè la dignità di una persona, anzitutto nella sua investitura, rivestito cioè di vesti preziose. Ecco, non è così per il Vangelo, dove il ladrone che sta alla sua destra la regalità la coglie proprio nello spogliamento di Gesù, che seppure questo confonde un po', ci disturba, diventa però rivelazione, cioè svelamento, un riconoscimento di qualcosa di molto importante, come se proprio la nudità di Gesù crocifisso togliesse ogni distanza, quella distanza che proprio gli orpelli mondani offuscano e ingigantiscono. Così anche a te viene voglia allora di pregare dicendo: oh, venga il tuo regno, Gesù, anche per me. Ricordati anche di me nel tuo regno. E se Gesù ha ascoltato il grido di un malfattore, avrà ascoltato anche il grido arrabbiato e inespresso, o comunque represso, dell'altro. Perché stando in croce anche Gesù ha gridato al Padre la sua solitudine infinita, e l'espressione dell'uno e il silenzio dell'altro diventano come un intreccio, il crocevia di tutte le grida dei poveri del mondo, da sempre. E proprio perché c'è qualcuno che ascolta quel grido, qualsiasi grido, allora ecco che il regno di Dio avviene e si realizza, perché anche il termine grido ci deve far pensare. Noi, gente per bene, che le richieste dei poveri le vorremmo fatte con un po' più di grazia, e il loro gridare è un po' sguaiato e ci disturba, come anche capita nei Vangeli, quando sono proprio i discepoli che cercano di far tacere quelli che gridano verso Gesù, e invece lui, ad esempio, col cieco Bartimeo, lo vede e si ferma e lo ascolta, ascolta la sua storia, mentre noi da loro, da tutti loro, più volentieri ci sfileremmo, perché i poveri puzzano, perché i poveri stancano, perché i poveri proprio non li sopportiamo. Tanto sono così insistenti, tanto sono così pretenziosi, e allora ci sfiliamo da loro, raccogliendoli tutti in espressioni generiche, senza volto, come poveri immigrati che ci rubano il lavoro, che potremmo meglio aiutare a casa loro o comunque lontano, altrove, come non avessero un volto, una storia che merita d'essere raccolta. Benedetti invece coloro che ancora accettano di ascoltare i loro nomi, accarezzando i loro volti, asciugando le loro lacrime, riconoscendo in quella loro nudità la presenza stessa della regalità di Dio, che ancora salva e che proprio in loro si svela.
E ancora noi, a proposito dei poveri, ci illudiamo che il dare sia a senso unico, cioè da noi a loro. E non ci sfiora neppure il pensiero che anche noi abbiamo da imparare da loro. Più si ascoltano certe storie di poveri, infatti, e più comprendi di ricevere da loro un regalo, una grazia. In un libro che raccoglie le ultime lettere di Annalena Tonelli, una volontaria italiana uccisa in Somalia il 5 ottobre del 2003, si racconta di una giovane musulmana poliomielitica che stava morendo di tubercolosi e scrive Annalena: «Io andavo a trovarla e non capivo nessuna delle sue parole. Ci capivamo solo con il linguaggio del cuore. Aveva due gambine flaccide e sottili, un corpo emaciato da far paura, e quando venne il momento del passaggio mi chiese di restare con lei quella notte in quella cameretta asfittica, lurida dell'ospedale Lazzaretto di Ouahir. Le lenzuola erano nere, sporche, lei tossiva incessantemente, io che desideravo solo di rimanere con lei. Così rimasi seduta sul suo letto e pregavo, la sostenevo, la guardavo negli occhi, l'amavo, ma ad un certo punto crollai. E allora lei si tirò su, si tolse il cuscino lurido da sotto la testa affranta e me lo offerse. Spirò verso le 5 del mattino, mentre io le tenevo la mano e le sorridevo alla luce fioca di una lampada a petrolio. E conclude: forse sono anch'io alla fine della vita, ma vorrei passare quello che ancora mi rimane da vivere su questa terra stringendo la mano di uno che muore, sorridendogli teneramente. Che ci sia fatta la grazia di tenere gli occhi umidi e carichi di tenerezza fissi su quel lercio cuscino che magari un poco ci introduce e ci innalzi anche nel suo regno, il regno di Dio che viene. Che sia una buona domenica per tutti.